Allora, siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana. Guardate un po' cosa è apparso in sovrimpressione e vi riporto, grazie alla regia, a ciò che abbiamo letto poco fa sul nostro trend online. Guardate, perché non è cioè, assolutamente un caso, no? Evidentemente qui si mettono a confronto, insomma, le analisi di più analisti ed è giusto che sia così per poi valutarle. Allora, Alessandra, se possiamo andare un istante su trend online, ecco qui Digital Value in rally per gli analisti è un buon affare. Avviato la settimana in rally dopo tre sedute in calo, ecco perché gli esperti invitano all'acquisto. Naturalmente un titolo da scoprire, così si apre la sezione. Vi invito ad analizzarlo e anche con Enrico J su le fonti TV andiamo ad analizzarlo. Una holding a totale capitale italiano solida e affidabile, qualche cenno di analisi fondamentale che punta sull'innovazione e sulle competenze garantite dalle 26 alleanze tecnologiche e da più di 450 certificazioni tecniche. Parliamo di più di 30 anni di esperienza, professionalità, presidio strategico delle maggiori industrie di mercato. Questi sono i driver, diciamo, per riassumere, principali della missione di Digital Value. Allora, beh, un titolo da scoprire, sicuramente lo scopriamo insieme a te, Enrico, perché l'hai scelto? L'ho scelto in questo caso sia per simpatia, tra virgolette, perché è una piccola azienda italiana estremamente competitiva, solida. Siamo nella information technology come settore, quindi un settore che sostanzialmente c'è poco da dire, è un settore presente e futuro. E poi l'ho scelta chiaramente per ragioni di analisi tecnica, per cui sostanzialmente concordo con gli analisti che esprimono il loro parere favorevole e presumo che addirittura potrebbe essere possibile fare un cosiddetto affare riuscendo a comprarla anche a un prezzo minore e quindi andare a mettere in portafoglio un titolo sicuramente volatile ma sicuramente estremamente promettente. Secondo me potremmo riuscire a comprarla a un prezzo inferiore perché l'analisi tecnica ci dà qualche indicazione, secondo me anche abbastanza precisa. E se vuoi possiamo anche partire con il primo dei due grafici, sono entrambi, Weekly, esatto, sono esatto. entrambi Eccolo sì, qui. in time frame weekly, e nel primo grafico ho lasciato una trend, una linea, un grafico lineare, chiedo scusa, quindi senza candele giapponesi. Il grafico lineare talvolta aiuta l'occhio, non avendo le spike, quindi delle candele, aiuta l'occhio a vedere meglio quello che è il movimento di fondo. Quello che è il movimento di fondo è un trend chiarissimamente rialzista, perché solo 3 anni fa, quindi sostanzialmente poco tempo fa, il titolo era all'incirca 10 euro e vediamo come abbia decuplicato il valore nell'arco di 3 anni. Quindi è un titolo che sicuramente ha del valore intrinseco, non indifferente. Si è andato poi a formare una fase ribassista, ma che è concomitante a tutti i mercati, quindi Digital Value non sfugge a questo, e si è andato a formare il più bello, il più classico, il più ricercato dei pattern, parliamo appunto del testa e spalle. Ribassista perché chiaramente è un pattern di inversione, in questo caso essendo in cima a un rialzo è un pattern ribassista. Si è andati a rompere quella che è la cosiddetta neckline, la linea del collo, che è la linea che ho messo in nero in orizzontale, e adesso si sta andando a fare un tentativo di pullback. Ecco che quel pullback andrebbe a trovare la neckline che fa da resistenza e potrebbe dare prima della ripartenza una nuova gamba ribassista. Siamo su un titolo sicuramente volatile in un periodo di volatilità dei mercati, quindi un Certo. movimento ribassista anche profondo ma veloce, secondo me potrebbe accadere. Prima citavo Amazon era a 3.500 dollari, adesso la vediamo sopra i 2.000. Quindi è un titolo che ha perso il 40% ed è un titolo monstro, ok? Quindi non dobbiamo impressionarci, e possiamo, se vuoi, Emanuele, passare anche al grafico successivo. Non dobbiamo impressionarci se nel grafico successivo io sono andato a mettere un ipotetico target ribassista per Digital Value in area 50 euro. Come detto, Amazon, ma tanti altri titoli giganteschi sono scesi velocemente, quindi benissimo potrebbe Digital Value, secondo me, rispettando il target ribassista del testa e spalle, approdare velocemente in area 50-52 euro, che vediamo essere un livello anche supportivo, perché è un livello che a metà del 2021 forniva una resistenza rotta e poi retestata come supporto. Ed ecco che quindi,
immaginiamo un titolo solido, agile, ben gestito, con un numero concretamente basso di dipendenti, ben mirato al suo focus, un core business estremamente concreto, prenderlo a 52-51 euro quando era sopra i 100 meno di un anno fa diventerebbe sicuramente, non voglio dire un affare perché certezze non ce ne sono, ma Certo. sicuramente un qualcosa da prendere seriamente in considerazione. Ok, digital value, quindi mettere nella watch list e poi naturalmente verrà monitorata da tutti noi, in primis da Enrico che vi aspetta per ulteriori informazioni in merito.